Non ho letto la scaletta. Ti sei fatto la scaletta diretta, te la ricordi? La leggo. Ah, la leggi? Sì. Proprio antisgamo? Taglio la parte in cui la leggo. Uffa, sti tagli. Bentornati dall'SMT. Oggi siamo tornati con le video recensioni, ma con me, cioè H. Sono H. In realtà sono S, ma sono ingrassato. È diventando ancora più brutto di quanto eri. Più brutto di quanto ero, ragazzi. Ce ne vuole. Il pisello è diventato ancora più piccolo. Oggi parliamo, come avete visto già dal titolo, di Mamma Marui. Di Mamma Marui. Abbiamo trovato un bellissimo, ho trovato un bellissimo M14 Socom della Marui. Esteticamente è molto bello. Io è un fucile che io ho sempre amato, ho sempre voluto. Purtroppo è un fucile che era stato prodotto diversi anni fa, quando ho cominciato a giocare. Costava l'ira di Dio, ma veramente l'ira di Dio. Cosa che pensate che anche adesso costa l'ira di Dio, tranquilli. Una volta stava sui 600 euro, però era veramente l'ira di Dio. Ah. Ora sta a 400, nuovo. Quindi non è cambiato tanto. Sempre se lo trovate, perché sempre, non è disponibile. Sempre non è disponibile, perché non è disponibile ovunque. Io l'ho trovato usato, ammetto che l'ho trovato usato. Ok, sì, parliamo di un fucile usato, ma che è comunque arrivato originale a casa Hope. E parliamo allora direttamente della meccanica. Allora, la meccanica, abbiamo un gearbox da 6 mm rinforzato, esatto. Un pistone in PVC, un cilindro in acciaio, poi leggo. Allora, ingranaggi in alluminio barra acciaio, abbiamo due componenti, i classici ingranaggi Marui, sì, poi abbiamo una canna da 43 cm. Ricordiamo ai gargiolini a casa che questa è la versione corta Socom. Esatto. Perché c'è anche la versione leggermente più lunga con un altro. È la versione corta. Capite? La versione corta. 95 cm di fucile, la versione corta. Esatto. Poi ha un motorino classico Marui, alte prestazioni, che come nome, se non sbaglio, si chiama EG1000 albero corto. Esatto. Poi ovviamente il nostro caro Hop ha dovuto fare le sue modifiche, perché ovviamente era un fucile usato, quindi preso usato non è arrivato proprio in perfette condizioni, quindi ammetto che qualcosa abbiamo cambiato, però da originale arriva così, come ve l'ho appena detto, barra letto. La sua scatola non ce l'abbiamo perché appunto era usato, quindi è arrivato in un sacco del rudo. Esatto. Vabbè, comunque arriva la solita scatola Marui, tutta bella confezionata, con le sue belle spugne, tutte esattamente tutte la sua scatoletta di pallini. Questi con scritta M14, la scatoletta del, questo aveva anche la batteria mini. Se non sbaglio, questo doveva avere anche la batteria. La batteria che va nel calcio. Nel calcio. La batteria va nel calcio. Come si smonta? È semplicissimo. Alzate il poggiaspalla. Troverete un piccolo, come si chiama, una piccola porticina, un pertugio. Un pertugio. Premete sul pistolino che c'è qua, aprite il pertugio e infilate la batteria. Per quanto il calcio sia grande, far passare le batterie grosse da quel pertugio non è per niente facile, perché il pertugio è piccolino. Io lo uso con una lipo piccolina, quindi da Una classica vecchissima 9.6 entra? Una 9.6 mini sì, una large come quella che usavo io una volta no. Ci entra, ragazzi, okay. Non ci entra, no. Consigliamo il lipo? Io lo uso con una 8.4. Una lipo? Una lipo. Nuove batterie homemade. 8.4 al lipo. Ero ancora puntato sull'altro. 7.4, scusate, okay. Scusate, ero ancora sulla, vabbè. Come diciamo sempre, le 11.1 proprio sono per quei custom, super mega custom. Ma sarebbe anche un po' inutile usare in raffica questo bellissimo fucile. Secondo me è più bello usarlo in singolo. Perché ovviamente nella scatola vi arriverà a casa il caricatore monofilare da 70 colpi in metallo della Marui. La compatibilità. Grazie, Hop. Prego. È estesa praticamente in tutte le marche. Marui quindi. Va bene un po' ovunque. Va bene. Ovviamente se prendete Marui è perfetto, magari qualche marca un po' meno, un po' più. Ma i maggiorati abbiamo dai 450-470 colpi.
Open adesso a qualche marca, non mi ricordo allora, cosa, ma funzionavano benissimo. Detto questo, esteticamente cosa abbiamo qua? Allora, esteticamente la scocca è fatta bene. Allora, la scocca è fatta molto bene, ha delle, poi si vedranno, ci sono tutte queste belle zigrinature. Esatto, anti-scivolo per sull'impugnatura del a fucile, esatto. E sul sottocanna. Sul sottocanna. La scocca è tutta in polimero, sia la parte sotto sia la parte sopra, con una piccola differenza: la parte sotto è veramente solida, la parte sopra un po' meno, fa cagare ragazzi, okay. È una merda, è sottilissima, sottilissima, e sarà agganciata giusto con dei gancini del cazzo, sì, esatto, e balla un po', però esteticamente è molto bella, perché non è la classica plastica liscia che dà quel, esatto, senso di plasticoso schifoso, esatto. Tutto il resto è in metallo, quindi abbiamo il castello in metallo, canne esterne in metallo, mirini in metallo, regolabili, solo quello posteriore in alzata, esatto, e deriva, esatto. Invece quello anteriore è fisso e basta. C'è il metallo anche il poggia. Esatto, spalla. Il poggia spalla, che nella realtà cosa serve il poggia spalla? Il poggia spalla lo alzi, te lo appoggi sulla spalla e tecnicamente ti aiuta a prendere la mira meglio. Ah. Penso, ti stabilizza il fucile, scusate. Poi abbiamo anche il ball catch. Incredibile ma vero, il rumore è bellissimo, sembra proprio un fucile verissimo. Poi abbiamo la slitta, che ovviamente di serie, non è una slitta messa sopra così a cazzo. Il problema è che secondo noi, almeno secondo me, è un po' troppo avanti. Secondo me no, è con un dot. Con un dot, ovvio che non è troppo avanti. Se uno deve mettere un'ottica, è un po' fottuto. Infatti, allora, io lo uso di solito col dot e qua mi ci trovo veramente bene. Sai che c'è una cimice? Sto guardando la cimice. Ragazzi, c'è la cimice che cammina sul fucile. Che è caduta. Grazie, cimice. Voi la vedevate già da un po', vero? Probabilmente sì. Infatti, qui io l'ho forato, perché non aveva il foro quando mi è arrivato. Io l'ho forato, l'ho filettato e c'ho la slitta da mettere qua sopra. Ma ok, balla un po', infatti va tirato. Se metti la slitta non puoi utilizzare il clap ball catch. Il ball catch, perché te lo blocca, la vite lo blocca, e lì ci puoi mettere la tua bellissima ottica. Allora, passiamo nella parte esterna dove troviamo, allora, il selettore che anch'esso è in metallo. Tutto in metallo, assolutamente. Abbiamo la classica raffica sparo in singolo, sì, e basta, giusto? Abbiamo raffica e singolo, esattamente. Che è diversa da quella di un M4 o di un qualunque altro fucile, perché non ci sono le due tacchette con cui selezioni alto e basso, ma è proprio una vite che gira. Esatto, una rotazione, esatto, 180 gradi. È una rotazione a 180 gradi, passa da singolo a raffica. Allora, quindi certo. Ora la domanda è... E la sicura? La sicura è dov'è? La sicura sta davanti al grilletto. Esattamente come quello vero, c'è una... Un foro? No, non è un foro, è una... Come cazzo si chiamano queste cose qua? Un passaggio? Sì, no, un altro pertugio? Un altro pertugio? No, ma il pertugio... Quanti pertugini? Il pertugio è dentro la cosa di cui io sto cercando il nome, che si chiama... È un pezzo di ferro. Allora, lo chiameremo il pezzo di ferro, che non mi ricordo il nome. È un pezzo di ferro. In questo pezzo di ferro, così spara, in questa maniera è insicura, c'è un pertugio in cui tu puoi andare a infilare il tuo bellissimo blocco, impedendo così di portarlo in modalità di fuoco. Esatto. Esattamente. Una cosa in più molto figa. Non serve a niente, però comunque... Anche perché è la sicura più stronza che abbia mai avuto in un fucile, perché tanto metti il dito sul grilletto, si sposta da sola. Ma se tu gli infili il blocco, no. No, se gli infili il blocco, no, ovviamente. Ok. Tu il blocco ce l'hai, io no. No. Beh, ce lo facciamo. Ce lo facciamo. Facciamo 1000 pertugi in tutti i fucili di casa. Esatto. Ok. Passando un po' più avanti abbiamo la regolazione UPAP. Esattamente. Che dov'è? Non ve lo dico. Non ve lo dico. E invece non sì. Non l'abbiamo trovata. E invece non sì. Non l'abbiamo trovata. È nel vano del caricatore. Ok. La regolazione è ottima. Classica ghiera da M4, come state vedendo anche dalle immagini. E si può anche regolare con il caricatore inserito.
giusto? Sì, se si può regolare col caricatore inserito, se hai è abbastanza scomodo se hai le dita piccoline, okay, soprattutto. Sì. Se hai le dita grosse no. È possibile. Volendo si può anche regolare con caricatore inserito. Per ultima cosa abbiamo il peso, che è consistente, Hope. Abbiamo quanto? 3 kg? 600? 3 kg, 600 grammi un po' circa, quindi vuoto. Quindi non è leggero, non è leggerissimo. Non è l'M60. Non è pesantissimo, ma comunque abbiamo 3,5 kg da portare in giro. E comunque per un metro. Devo dire che è abbastanza, essendo un metro comunque è abbastanza bilanciato come fucile. Perfetto. Poi qua davanti abbiamo un tromboncino orribile. Di gusti ambigui. È un po' orribile. Se lo volete, cioè, se a voi piace benissimo. Il nostro op, quando ha dovuto fargli varie modifiche, ha silenziato il tutto. Io ho silenziato il fucile, è parecchio silenziato, non è il top, perché purtroppo non puoi fargli parte. E quindi di conseguenza abbiamo optato anche per un silenziatore. Ultimissima cosa, proprio per quelli che vogliono il realismo, proprio quelli che sono così, voglio il fucile bellissimo. Cosa abbiamo? Il fucile arriva col numero di serie e con le incisioni dell'esercito americano. US Marshall Rifle Springfield Armory, 7,62 mm, bla bla bla. E sotto c'è il codice. E il numero di serie. E dove lo troviamo? Tutto qua, tutto sulla... Una volta ti avrei detto la culatta, ma non è la culatta. Okay. È sempre sul castello, ragazzi. Sul castello, appena dietro. Dietro alle tacche di mira provate il tutto. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete un bel mi piace al video, un bel polliciotto in su, se no vabbè, mettete non mi piace, però vi odieremo a morte, verremo con l'M14 a spararvi nelle mutande. Se mettete non mi piace, lasciate un commentino con scritto siete delle merde, almeno noi sappiamo che... Hashtag siete delle merde, esatto. Ok, grazie, però non fatelo per cattiveria, cioè, fatelo, vabbè. Detto questo, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ditelo ai vostri amici o chi cazzo, ai parenti, alla fidanzata. Dateci i numeri della fidanzata. Andate anche dai parenti morti, infilate il link del canale così si iscrivono anche loro. Ho pensato una cosa bruttissima con i parenti morti. Ok, andate anche su Facebook perché sulla pagina ci sono tante altre belle cose, ci sono anche tante belle anteprime, quindi se vi iscrivete saprete cose anche molto prima. No, non è vero. Non è vero? Non è vero. Qualche giorno prima esce l'annuncio che esce un altro video, quindi... Sì, qualche giorno, di solito andrebbero annunciati, ma... Domani faccio un altro video, è questo l'annuncio. Ma non rompere le balle. È già tanto che li facciamo, che troviamo il tempo di farli. E... Stay angry e... stay biru. Basta.